Buonasera e benvenuti a questo che è il penultimo appuntamento della stagione 2023-2024 dei nostri giovedì al museo. Cominciamo dunque questa serata degli incontri della Giubba presentando il nostro ospite che è in presenza alla sala della narrazione. È venuto a trovarci Stefano Pucci. Buonasera e benvenuto. Ciao. Ve lo presento. Stefano Pucci è guida ambientale escursionistica del Parco regionale delle Alpi Apuane e da sempre si occupa di far conoscere e di valorizzare le particolarità di questo territorio. Collabora con la Soprintendenza ai beni archeologici della Toscana nel censimento e nella schedatura delle incisioni rupestri presenti nel territorio. Dopo oltre 30 anni di ricerca e di approfondimento proprio sulle incisioni e su tutte le particolarità che ha incontrato durante questa sua attività di guida escursionistica, è qui con noi questa sera per presentarcele, appunto, per presentarci il frutto dei suoi studi. E questo grazie al volume che ha scritto, dal titolo Alpi Apuane, incisioni rupestri, Epifania del Pennato, mito, storia, cultura e tradizione, che vediamo inquadrato appena adesso, e anche grazie a degli stralci di un documentario che ha girato, dal titolo invece Erano gli stessi sogni, storia e mito delle incisioni rupestri apuane. Dunque, prima di passargli la parola, vi ricordo come sempre di intervenire. Potete scrivere le vostre domande sulla chat oppure alzare la mano e io vi do la parola. Potete parlare e formulare le vostre domande direttamente. Per invece coloro che sono in presenza al museo, potete intervenire direttamente e quindi comunque arricchire la serata con le vostre impressioni e le vostre domande. Per il momento è tutto, le cedo la parola. Buona serata a tutti, arrivederci. Eccoci qua, eccoci qui a Piazza al Cerchio. Io abito in un piccolo paese circondato dal verde in Val Freddana. Quando ero piccolo, praticamente usavo anch'io questo strumento qui quando andavo al bosco a fare legna. E ci vado ancora a fare la legna. Cioè, il mio percorso per giungere a questa praticamente serata è stato molto lungo. Però la mia passione per la montagna è nata nel 93-94, grazie a un piccolo gruppo speleo che mi ha iniziato alla primavera montagna. Erano le Apuane. E da allora non mi sono più fermato. Tutto il mio tempo libero, quindi quando si parla di 30 anni, l'ho interamente dedicato a studiare tutti i temi presenti sulle Apuane. Quindi i primi sono stati i fiori, che mi occupo anche di fotografia naturalistica. E poi dopo la storia, cultura, tradizioni, la linea gotica. E per ultimo le incisioni rupestri. Incisioni rupestri che sono quelle che poi mi sono reso conto che fungono da collegamento a tutte quante gli altri temi apuani. Diciamo che negli ultimi anni mi hanno dato il testimone per continuare un lavoro iniziato molto prima di me. Perché le incisioni rupestri qua in Apuane in pochi l'avevano praticamente studiate. L'unico forse è stato Oscar Guidi, è stato il primo. E poi vennero una coppia, i coniugi Citton. Coniugi Citton, che ormai ci hanno lasciato, erano due personaggi straordinari. Loro erano praticamente lavoravano in Rai, nella zona di Torino. E lui faceva il fotografo e lei invece la presentatrice e creava dei programmi. All'epoca, quando loro lavoravano, praticamente non c'era la firma di loro, ma era tutto prodotto Rai. No, vi dico queste cose qui perché è bene che dargli un certo peso a tutto ciò che hanno fatto loro. Sono stati i primi a studiare, approfondire bene
questi temi apuani. Loro, quando sono andati in pensione, vennero a stare giù in quel di Pietrasanta. Loro amavano molto la Val Camonica e quindi le incisioni rupestri che erano presenti su le conoscevano bene. Arrivati a un certo punto si chiesero: ma perché non ci devono essere anche qua? E quindi si sono messi in cerca con la loro esperienza. Hanno battuto veramente palmo a palmo le Apuane. E hanno trovato veramente centinaia e centinaia di siti, anche molto molto importanti. Hanno fatto due pubblicazioni e poi dopo piano piano hanno un pochettino rallentato la loro attività, tra cui io poi mi sono appassionato di queste, di queste cose, conoscendoli, e praticamente mi hanno dato un po' di tempo loro per farmi un po' crescere da questo punto di vista, perché io le conoscevo sì benissimo le montagne, però le guardavo con occhi diversi, perché per poter vedere questi segni sulla roccia ci vuole l'occhio. Bisogna essere un po' pratici, come chi va a funghi. Se non c'è l'occhio ci passi sopra e non li vedi. E quindi bisogna avere pazienza, ci vuole una luce radente e qualcosa affiora, però anche dove vanno fatti, dove si possono trovare. È tutto un grandissimo lavoro di preparazione prima. E poi già conoscevo i posti, sono ritornato lì. Effettivamente avevano proprio ragione, con occhi diversi si possono vedere. Quindi nel tempo ho iniziato a realizzare un video sulla bozza di Isa Pastorelli, che lei era una grande scrittrice. Pensate che lei è stata colei che ha ideato soggetto e sceneggiatura di A come Andromeda. Pensate voi, cioè era di un certo livello, ok? E vi sto per dire una cosa che in pochissimi sanno, perché, ma è giusto saperla, perché finalmente qui siamo in un piccolo museo, ma molto ricco di storie, leggende e di filastrocche, penso, no? Anche lei ne ha scritto una, però purtroppo non nessuno sa che è sua, perché. E ve la dico. Ambarabacci cicco cotri civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci cicco co. L'ha scritto lei. Filastrocca che tutti sanno, ma in pochissimi. Quando me lo disse, ma sai, ho scritto questa cosa, io rimasi. Quindi sono stati dei personaggi che hanno messo la pietra miliare, l'hanno messa loro. Poi è vero, ci sono appassionati di vari fronti, tra cui anch'io, mi ci metto anch'io, che ho cercato di contribuire per far conoscere e valorizzare questi temi apuani. Quello del pennato, qua si chiama pennato. Okay. Ma in altre parti d'Italia si chiama in altre zone, con altri nomi, da Roncio, da Marraccio, da Falcetto, Roncola, oppure Falcion, insomma, qua da noi il pennato gli è il pennato, punto e basta. Perché sono nate storie, sapete, qui a Vagli, qua, insomma, vicino, no? Di Vagli sono, a Vagli sono nato, meglio morire che lasciare il pennato. Quello penso lo sanno tutti, anche i bimbetti lo sanno. E però c'era una anche in Versilia, dalla parte di là c'è una piccola filastrocca che anche lì l'ho veramente scoperta, che è simile, però dice: sera, sera, tutti i bimbi va alla guerra con le forche, con pennati e pennatini, tutti i bimbi sono piccini. E quindi uno di qua e uno di là. Non è un caso che questo strumento poi abbia avuto un grandissimo risalto ovunque, compreso anche se praticamente vedete questo qui, questo simbolo, sono due pennati e un simbolo solare centrale
Questo è sulla cattedrale di San Martino, la chiesa per eccellenza più importante della Lucchesia, e non è un caso. Quindi sono tante cose che fanno pensare, ma perché allora tutte queste situazioni? Perché poi c'è in fondo, c'è di mezzo anche Matilde di Canossa, pensate voi. Sono tutti pievi, sono tutte chiese romaniche che è stata lei che le ha fatte costruire o rimodernare. E ce ne sono tante. La cattedrale di San Martino, la pieve di San Giorgio di Brancoli, la pieve di Santa Maria Assunta a Diecimo, il Duomo di Barga. Sono tutti presenti questi simboli del pennato. Questo è il pennato. Questa è la pennata che c'ha la pancia. E questo è un altro strumento che dopo vi racconterò. Però questo che sfila, eccolo qua, vede che sfila. E questo dopo probabilmente farò vedere e racconterò dopo. Quindi è un programma stasera molto ricco. Quindi io penso di, se non ci sono praticamente domande anche qui, di iniziare a far vedere il primo spezzone. Cioè erano gli stessi sogni. Sarebbe il trailer. Monti, nonno! Lascia stare così. Non potrebbe essere diversamente, vedi? Quelle sono le Alpi Apuane, una meraviglia della natura da sempre. Le trovavano affascinanti anche gli antichi romani, quando solcavano questi mari con le loro navi. Sai, non molto distante da qui c'era un porto, si chiamava Luni. Nell'album delle incisioni rupestri apuane leggiamo soprattutto dei simboli, nei quali sono racchiusi momenti di più genuina espressione popolare. Ambizioni, preghiere, speranza, fantasia e mito ci riportano a sogni che sono ormai gli stessi da migliaia di anni, un punto essenziale della nostra stessa vita. Croci latine, greche, croci cristiane, incise per devozione o per memoria. Sulle rocce accanto ai mille sentieri di una volta, accompagnavano spesso la fatica dei cavatori, dei pellegrini e dei pastori nella transumanza. Qualcuno ha detto che le coppelle sono parole mute. Forse questa è la definizione migliore, poiché nessuna delle 120 o 130 spiegazioni e definizioni avanzate in tutto il mondo si può considerare completa e sufficiente. Vi è un luogo, nel cuore delle Alpi Apuane, dove ancora oggi, una volta l'anno, riecheggia un suono ancestrale. Questo sito è tra i più ricchi di incisioni e, come tutti, va interpretato nell'uso e nella peculiarità del territorio circostante.
Eccoci qui da noi. Se mi puoi mettere la foto della famosa copertina di questo qui, così si vede meglio. Il trailer praticamente fa parte di questo tramite lavoro, erano gli stessi sogni. Ma questo Questo. è il libro, È il disco. quell'altro. Sia il libro che praticamente il DVD sono stati fatti vedere per la prima volta il 10 di maggio del 2014. Arriva. Quindi sono già praticamente passati ben 10 anni da questa pubblicazione qui. E le cose sono andate avanti, sono stati scoperti un sacco di altri siti. Anch'io ne ho praticamente scoperti altri. È vero che questa serata, diciamo che è dedicata al simbolo principe e il pennato, ma sulle Alpi Apuane c'è la presenza di tantissimi altri petroglifi, come li chiamano, questi simboli, coppelle, simboli solari, si vede bene dalla copertina qui. E a qualche graffito si intravede sul lato dove sono tutte le scritte. Questo è un graffito, un piccolo riparo della Tanabura. Sono 12 centimetri, è un puledro, pensate voi, è graffito con una sottile lamina, probabilmente di bronzo, così mi hanno detto. È l'unico graffito. Quindi le incisioni sono molto più evidenti, i graffiti sono molto più labili. Ma non dicevano, scusa, che c'era anche uno che sembrava una caccia al cervo come il grafito? Sono incisioni la caccia al Ah. cervo, si è apparso prima, sì. Incisioni, quindi incidere vuole dire creare veramente un solco dentro la pietra, graffire, creare un graffio. Quindi c'è questa successa successione che l'uomo praticamente, prima di giungere a incidere profondamente la roccia, prima l'ha accarezzata. Il primo passaggio è stato quello, il timore di reverenziare, di non provocare danni, perché alla sostanza vivente, alla roccia, e quindi ci metteva impresso le proprie mani, i pittogrammi, quindi dipingeva le grotte con tantissimi soggetti. Poi è passato ai graffiti e per ultimo è giunto alle incisioni rupestri. Quindi però è stato timore, piano piano, ha visto che poteva, quindi ha aumentato il segno. Tutto cosa è graduale, non è un caso. Quindi sulle nostre montagne Apuane c'è una vasta tipologia di incisioni rupestri. Sono prettamente, diciamo, quelle più antiche sono prevalentemente coppelle. Quelle più moderne sono segni con cui sopra ci sono sigle, date, nomi, da cui anche moltissimi pennati, tra cui sopra ci ho visto proprio scritto Poli. Poli. E Poli è tipico di qua, no? Penso, della parte Garfagnana. Poli. E il libro e questo praticamente DVD sono stati presentati assieme e quindi a Cardosso di Stazzema, sotto il Monte Forato, perché proprio lì sopra scoprì nel 2009 il sito di Trogna, quello che poi ha dato nome al libro. Quindi di solito bisogna prima guardare il DVD perché fa una cosa più ampia, più complessiva, c'è tutte le tipologie di segni, quindi inquadra una cosa un po' più puramente generale. E il libro invece è più di puramente settore, va al cuore del problema, al cuore della
della cosa più importante, quello che lo contraddistingue rispetto a tutte le altre montagne del mondo. Perché il Pennato è nostro, ce l'abbiamo noi. Dalle altre parti c'è sporadicamente. Qualcosa è stato trovato in Corsica, qualcosa sulle Alpi. Questo simbolo, che non è altro che l'attributo del dio Silvano che tiene sulla mano destra, diceva, è ok, è un Pennato, sarà dell'età del ferro, giunge molto prima dall'età del bronzo. E perché il Pennato? Perché la forma? Ha questa forma? Perché ha questa forma? O quest'altra? O addirittura questa? È una cosa molto complicata, che il libro è un libro divulgativo, questo non è di carattere scientifico, ce lo voglio dire, perché poi frutto anche di mie interpretazioni, ma questo è ovvio, perché da qualche parte devo prendere spunto con l'esperienza che ho di tutti i siti e di vecchi fabbri, che i vecchi fabbri, loro hanno un'esperienza molto, molto più vasta, loro ne hanno sempre fatti pennati. E parlo di Carlo Galgani, quello della Val Pedogna, l'ultimo fabbro che ancora praticamente lavora come 4 secoli fa, praticamente. Usa l'acqua e basta per tutti, per muovere tutti i suoi strumenti, e fa i pennati. A lui gli piace molto questo, che è la pennata, quello con la pancia, la becca con il becco dell'aquila, che serve per strappare, proprio uguale al becco dell'aquila. E poi c'è il manico di legno. Però tutti i legni non sono uguali, ci sono quelli più adatti e quelli meno adatti. Che un giorno, passando di lì, lui stava facendo a mano con una raspa questo manico di legno. Oh Carlo, che fai? Faccio un manico di legno. E mi venne detto, ma che legno usi? E lui mi disse, il legno di fico è quello più adatto. Ah, ok. Io rimasi nel legno di fico. È vero, perché è molto poroso, quindi assorbe il sudore e soprattutto non si scheggia. Perché tenerlo in mano per ore e ore deve essere di buon legno, assorbe, e quindi il legno di fico è quello più adatto. Però anche il fico è un legno, è una pianta molto particolare, che nel libro anche quello è uno dei tantissimi capitoli che ne parlo, che mi hanno detto, chi ha stampato questo libro qui, ha detto, con questi qui, guarda, c'hai almeno, ci puoi fare altri 12 libri dagli spunti che ci sono qua dentro, addirittura. Quindi, studiando un po' queste probabilmente situazioni col tempo, dopo il primo video, che erano gli stessi sogni, ne ho fatti altri di video con il tempo, anche durante il Covid. Sono andato nel bosco e mi sono messo a fare altri video, ho fatto una trilogia sul pennato, pensate voi. Quindi ho cercato di sviscerare l'uso, caratteristiche, origini di questi strumenti che servono per lavorare gli alberi e la terra. Perché il dio Silvano, che è un dio etrusco, a noi probabilmente, perché anche Lucca stessa era una terra etrusca, tanto è vero che poi è stata anche nominata durante il primo triumvirato da Cesare, Pompeo e Crasso nel 60 a.C., capitale della Tuscia. La Tuscia sono gli Etusci, gli Etruschi. Probabilmente tutta la piana di Lucca era sull'importantissima via del ferro che collegava Pisa con
un'altra città del nord Italia, ora mi sfugge il nome. E quindi nella piana di Lucca sono state ritrovate proprio antiche vie etrusche, chiaramente. Quindi non è un caso che questi strumenti servivano un po' a loro, e quindi sono loro che hanno trasferito la loro conoscenza a tutti gli altri popoli che sono venuti in contatto. È ovvio la cosa. E siccome che è uno strumento adatto, che se vuoi andare nel bosco non puoi uscire senza il pennato. Il pennato ci puoi fare tutto. Qui la gente in Garfagnana andava a giro col pennato al culo, sempre, sempre. Era, probabilmente ci andava anche a letto, però non ci poteva andare in chiesa perché era considerato un'arma. Andava lasciato fuori, pensate voi, eh? Però a un certo punto, quando veramente l'Ariosto, no? Negli Estensi, veramente in Garfagnana, che divenne terra Estense, i Garfagnini potevano andare in Modena armati, erano gli unici che potevano portarsi il pennato. Armati. Gli altri no. Quindi c'erano delle cose, regole molto particolari. E allora, tornando al libro. Il titolo, Epifania del Pennato. Quando ho veramente presentato il libro e il video assieme, ho veramente raccontato questa scoperta che è stata fatta lì, che ho fatto lì sopra Cardoso di Stazzema, quindi proprio sopra questo piccolo paese. Il sito si chiama Trogna. E lì lo veramente racconto bene nel libro, che è stato veramente. Doveva andare così. È stata veramente una grande soddisfazione poter scoprire uno dei maggiori siti, se non il maggiore sito più importante di tutte le Alpi Apuane, perché lì su questo dosso roccioso sono incisi ben 43 tipi diversi di pennato, in varie tipologie, pieno di croci, cruciformi e qualche croce anche sopra il pennato. Come anche qui si vede la piccola croce, si vede anche qui sotto. Quindi probabilmente per cristianizzare il sito di questi simboli pagani, perché di simboli pagani si tratta questi qui. Probabilmente incisioni rupestri sono tutti simboli pagani, per simboli del popolo. Il popolo non aveva bisogno di questi segni, perché non sapeva né leggere né scrivere, ma sapeva e interpretare bene questi segni incisi sulla roccia, o che siano i segni di confine o di pertinenza, Quindi questo sito è stato veramente pieno di sorprese, affinché poi ho veramente scoperto che proprio dal sito, da quel punto lì, si vede sorgere il sole tra il Monte Matanna e il Monte Nona. Due monti che poi col tempo sono venuti fuori anche tante altre situazioni legate al sole. E quello lo farò vedere in fondo. Ecco perché Epifania del Pennato non è altro che una manifestazione di questo strumento. Tanto più che accade proprio che il sole illumina questo sito proprio il giorno del 7 gennaio. Il 7 gennaio lo tocca, illumina la prima parte di questo dosso qui. Perché il 7 gennaio probabilmente è un giorno molto particolare, perché fino al 6 gennaio appartiene al periodo del solstizio d'inverno. Quindi il 7 gennaio è l'anno nuovo. L'anno nuovo è il Natale ortodosso, se vogliamo. Quindi questa veramente situazione è talmente intrigante, dice, ma perché il 7 gennaio? Si chiude con la festa della Befana, tutti sanno, no? Che il 6 gennaio è Befana. E tutti sanno che è un personaggio legato veramente alle storie, alle leggende, perché è vecchia, no? Quindi, però porta i regali, i doni. Prima di scomparire, porta i doni.
Quindi è un personaggio molto importante perché in tutti i paesi poi c'è dei modi di affrontare le feste religiose. Fateci caso. Prima c'è la funzione religiosa e al termine poi c'è l'altra parte, l'altra funzione, diciamo, dedicata al popolo. Quindi si mangia, si fa festa, probabilmente tra luce e vino, mortaretti, falò, baldorie. Quello è sempre dopo. Però prima c'è la parte sacra, diciamo, legata alla religione. Allora ho pensato, ma se finalmente è il periodo del solstizio, il vero solstizio è intorno al 21 dicembre, ma non è solo quei giorni lì. C'è un inizio e c'è una fine di questo periodo qui. È scritto sul calendario, semplicemente. Ah sì, ma guarda un po', non è una veramente coincidenza, perché si apre con una festa religiosa e si chiude con una festa pagana. Questo periodo del solstizio d'inverno. Nel cestro c'è il Natale, ok? Si apre l'8 di dicembre. Immacolata. Lì si deve fare il presepe, giusto? È il giorno classico per fare il presepe. È l'ultimo giorno che poi, quando si fa il presepe, l'ultimo giorno è il 6 di gennaio. E quindi apre un periodo e chiude un periodo. E la tradizione vuole proprio così. Non fa il presepe quel giorno lì, non prima, come la televisione, come il panettone te lo danno 3 mesi prima, un po'. Uno non ci capisce più nulla, c'è una confusione, è stato stravolto tutto. Però se uno sta attento, effettivamente si rende conto che l'8 dicembre si apre questo periodo e il 6 di gennaio si chiude questo periodo con la Befana, con la parte del popolo, la festa del popolo che a furor di popolo è ritornata perché era stata tolta, ma è tornata. E è giusto così. Quindi ecco, ora probabilmente vorrei mettere l'altro. C'è una domanda Ah, qui. una domanda, ok. Avanti domanda. Questa di Cenerina. Ma credo, non so se è stato un errore perché non vedo più la mano. Cenerina, avevo visto la mano alzata, ma poi non la vedo più. Non so se è stato un errore. Noi andiamo avanti. E si va avanti, poi se Ma magari. faccio io la domanda, ma Ah. due, cioè una constatazione. Dai. Io volevo sapere, no, l'attinenza che ci può essere, perché il fatto che si illumini il 6, cioè erano antecedenti al culto cattolico. Sì. Allora c'era un certo punto del sole, cosa c'era il fatto che si illuminasse proprio a fine periodo? No, lì cioè inizia il periodo, cioè il sole appare proprio in quel giorno lì, a illuminare il sito. Quel giorno lì appare. Anche nei tempi remoti, quindi. Sì, certo, perché lì è pieno, c'è pieno di rocce, ma sono solo lì. Dico, presupponendo che allora avessero anche una certa conoscenza anche delle strutture. Erano parecchio conoscenza perché non era un caso che anche la direzione stessa in cui venivano fatte le incisioni rupestri era sempre in direzione del sole nascente, o che sia per l'equinozio o per il solstizio. Quindi sapevano indirizzarlo bene, non è che veramente facevano il manico dove c'era veramente l'alba del sole, no, ci facevano la parte che conta, la becca. Quindi era molto importante, non erano stupidi. E, ecco, vorrei far vedere l'Epifania del Pennate, questa rievocazione popolare.
ma via. Ecco, questa rievocazione popolare serve per riniziare a parlare anche semplicemente di questo strumento qui. Quindi le persone che vengono lì magari pensano, si va lì, si gioca, ci si diverte, ma è un'occasione importante per riparlare di queste cose qui, perché su quel sito lì non è un caso, ci sono pennate antichi, moderni, con sigle, come ho detto prima, però c'è una successione, una stratificazione importante, perché lì, quel punto lì, probabilmente serviva per dei riti, forse, per le occasioni importanti, come quel giorno che appare il sole, perché il pennato, come ho detto prima, è un simbolo solare. Se voi andate nel Mitreo di Ostia, al settimo scalino, quello dedicato al Pater, al Padre, quello più alto di tutto, più alto di tutti, oltre al cappello frigio, che è il simbolo dei sacerdoti del sole che l'hanno in testa, c'è un pennato. Non è un caso, quindi è un qualcosa di importantissimo. Se è vero che questi etruschi, loro l'hanno importato, l'hanno usato molto, sia per lavorare la terra, specialmente per produrre il vino, faccetti quelli piccolini, sia per tagliare gli alberi, perché le viti si arrampicavano sugli alberi anticamente, sui bordi dei campi c'erano questi alberi capitozzati, tutt'oggi qua e là si intravede, c'era l'uva fragola, ci facevano arrampicare queste viti, che però poi andavano potate gli alberi, andavano veramente potate le viti, quindi sfruttavano ogni angolo. Il campo era coltivato, sul bordo facevano questi bordi con queste le lambruscaie, loro le chiamavano. E quindi se voi andate nella terra di Montalcino, l'hanno fatto alcune ricerche sull'archeologia del vino e sono venute fuori cose incredibili. Hanno ritrovato degli antichi genomi di questa pianta antica, selvatica quasi, e che ancora sopravvive lì. E quindi hanno ritrovato lì vicino, ghiaccio forte, anche lì vicino, in una fossa votiva etrusca, sono stati ritrovati per la prima volta degli idoletti in bronzo che rappresentavano il dio Silvano. Un personaggio maschile, nudo, okay? Era di 12 centimetri e il pennato che teneva sulla mano destra era, sembra di, non so se era di 5 o di 6 centimetri.
Notevole. Quindi fate un po' voi la proporzione nostra, di quanto siamo alti e di quanto potevi avere in mano. E viene fuori una cosa così quasi. È una cosa veramente gigante. E lì per la prima volta hanno visto che è intorno al terzo secolo avanti Cristo. I primi personaggi votivi erano delle offerte, degli ex voti che venivano date in dono al Dio per avere un buon raccolto. E quindi compravano questi gadget e li offrivano al Dio. Come noi oggi si portano le nostre coccarde alle marginette, si offre affinché il bimbo, la bimba cresca bene, sano e forte. È la stessa cosa. Dopo 2000 anni cambiano cosa offri, ma poi il senso è sempre quello. Quindi questo Dio, probabilmente Silvano, è apparso per la prima volta in quei frangenti lì. Era un territorio lì, praticamente un ager pisano, perché ora mi è venuto in mente l'altra città che collegava Pisa con Spina. C'era la via del ferro, importantissimo, che passava dalla piana di Lucca. Pensate voi. Quindi questo Dio è giunto dalle parti nostre, perché ce n'era bisogno, perché è una provenienza strumento adatto per poter lavorare bene gli alberi, per potarli. Ora è vero, quelli che hanno la pancia più grande servono anche per i polloni del castagno, per non provocare troppi danni alla pianta, perché se sbagli un colpo c'hai la becca vicina, e tra la becca e qua c'è un certo spazio, tra la becca e qui c'è molto meno spazio, vedi? Vedete? Rispetto a questo qui. Guardate dov'è che arriva, prima era qui, vedete? E questo serve anche per poter lavorare sul ceppo, perché quando si lavora così non batti la becca non ci batte, vedi? Ok? Se invece questo, per parte che... uno poi fa. Quindi l'uso è in base anche alla forma, lunghezza, poi è vero, c'è quelli che hanno una piccola ascia qua, è un pennato bipenne, è la doppia penna, perché la penna non è altro che la parte tagliente. È la parte che taglia, si chiama penna, quella che taglia l'aria come le penne degli uccelli, come la pinna degli squali che taglia l'acqua, è la stessa cosa. Ok? E ora, arrivati a un certo punto, dice: ma questa cosa qui perché? Perché è stata fatta sulle balconate rocciose della Pania? Come mai è stata fatta là? Questo è talmente grande che pesa 1,5 kg, l'ho fatta riprodurre da Giuseppe Barsi, il discendente di Alemanno Barsi, colui che per la prima volta fece il pallone frenato, il mitico pallone frenato nel 1910, che collegava il mare con la montagna in solo un'ora. È un discendente che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, e lui amava fare le cose giganti. Andate in quel di Camaiore, trovate qua e là queste cose giganti. Andate a Greppo Lungo, c'è un mega pennato eccezionale dove c'è la torre campanaria. Sono cose molto, molto belle. E quindi, per poter parlare meglio di questo pennato, perché sulle Alpi Apuane ce ne sono tantissimi che sono scomparsi, perché sono stati realizzati in maniera abbastanza lieve sul calcare, sulla pietra calcarea, e poi col tempo, con l'acqua, tende a scioglierla, entra in soluzione l'acidità, e praticamente scioglie, livella tutto il segno. Però se sono profondi i segni, quello ti durano.
Quindi se sono fatti bene durano parecchio, se sono fatti così per passare il tempo, dopo 20, 30 anni, 50 anni scompaiono. Perché i vecchi pastori che ancora si ricordano, sì, si sono fatti anche noi, su verso l'Alpi Sant'Antonio, quella cosa lì, fu probabilmente intervistato un vecchio pastore tantissimi anni fa, dice, quando andavo su con le pecore l'ho fatto anch'io. E l'ho fatto anch'io, l'ho fatto lì e l'ho ritrovato poi. E lì ancora si vede. Perché era fatto abbastanza bene. Lui dice, sì, se vuoi ti metti lì, lo fai con la becca, prima fai il bordo di legno e poi con la becca stessa ti metti lì, tic tic tic, e rifai tutto il perimetro. Se lo fai bene ti dura tanto, se lo fai poco così sparisce subito. E quindi lo facevano anche loro. Perché? Perché c'era, gli altri prima di noi l'hanno fatto, quindi l'ho fatto anch'io. Le stesse cose che fanno sugli alberi, no? Ci messi il cuore lì, il cuore di là, e ce lo faccio anch'io. Emula chi prima di loro, ci faccio anche il mio. E così sono andato avanti. Quindi si è conservata questa tradizione di incidere il pennato sulle rocce apuane anche per passare il tempo. Però il vero senso si è dimenticato purtroppo. È quello. E quindi quando sono giunto lì, quelle balconate rocciose, il giorno dell'equinozio, per verificare se effettivamente era indirizzato al sorgere del sole nel giorno più importante dell'anno, non si sapevo, e ci sono andato di notte con un mio amico, e è stata un'altra avventura. E anche quello vi voglio far vedere la prima parte del mitico pennato dell'equinozio. Le Panie, il cuore simbolico delle Alpi Apuane, dove sono incise le radici di un popolo amante della libertà. Selvatico a cielo aperto, dove pregare il Dio dell'umanità. La nuda montagna che ancora oggi sa regalare intime sensazioni. Non un luogo, ma un sentimento acceso dal sole equinoziale. Questo è un viaggio nel tempo apuano, scandito dai simboli della vita. Oggi è un'avventura, è un qualcosa di bellissimo. È una storia lunga, chissà quanti millenni. Siamo sul gruppo delle Panie. Siamo partiti stanotte e ci ha accompagnato la luna piena dell'equinozio di autunno. Siamo nel 2021, il 22 di settembre. Siamo in Pjanić, ai piedi del Pizzo delle Saette, chiamata anche Panjarik. Siamo qui per raccontare e far vedere un qualcosa di veramente bello. Siamo venuti qui stamattina, non sono da solo, per vedere sorgere il sole il giorno dell'equinozio, portandosi con noi questo pennato, che è una copia esatta di quello inciso su questa balconata rocciosa, 79 centimetri. Questo, che è funzionale, pesa più di 1,5 kg. Quindi noi stamattina abbiamo visto sorgere il sole
esattamente dietro la Panya Sikha, perché proprio dietro è l'est. Quindi chi era qui, che ha probabilmente realizzato questo pennato e questa croce inscritta dentro un cerchio, sapeva bene cosa stava facendo. Quindi stamattina, quando siamo giunti qui, in assoluto silenzio, l'unica compagnia era lo spirito della montagna. È una cosa che ci emoziona, perché è la prima volta che abbiamo provato questa situazione particolare. Una giornata bellissima, un cielo blu, abbiamo visto esattamente qualcosa di emozionale. Perché questi pennati qui incisi? Perché questo qui grande? Quello che voi vedete inciso qua dentro è uno dei due pennati più grandi incisi sulle Alpi Apuane. Torniamo a noi, poi ve lo faccio vedere l'altra parte, ve lo faccio vedere dopo. Ho probabilmente voluto spezzare lì, perché avete visto il segno su questa balconata calcarea? Tutta quella parte lì sopra è una crosta bianca, è un velo di quarzo, proprio bianco. E quindi quello è veramente rimasto lì tale e quale. Poi c'era un cerchio non chiuso e c'era una croce a quattro braccia. E quando dice, ma perché non hanno chiuso? Bastava un pezzettino e lì lo finivano. Poi qua hanno probabilmente capito, perché volutamente non l'hanno fatto, perché è l'unico punto in cui che non gli serviva. La becca, la punta del pennato, è praticamente rivolta verso est. L'est si sa bene che è la parte che comanda tutto, l'est, è l'equinozio, ok? Quindi sia quello di primavera che di autunno è sempre il stesso, è sempre il solito. È come un orologio rotto, due volte al giorno dice la stessa cosa, dice l'ora giusta. E quella croce non è altro che punti cardinali. I punti cardinali, più che punti cardinali, sono i punti che servivano alla gente che frequentava quei luoghi lì, i pastori. Quindi sapevano leggere, sapevano interpretare il cielo, il sole specialmente, anche la luna. Quindi la punta del pennato è dentro l'incrocio dei due braccia, cioè praticamente il pennato è nel centro. Allora, il braccio di sinistra, cioè il braccio della croce di probabilmente sinistra, non è altro ovviamente che l'alba del solstizio d'estate. Viceversa, l'altra parte è l'alba del solstizio d'inverno. Nell'equinozio è il pennato che è nel centro. Eccolo, semplicemente. Quindi la parte che non hanno fatto loro è la parte che il sole non c'è mai, né alba né probabilmente tramonto. Non viene toccata dal sole, e quindi non serve, semplicemente. È per quel motivo che non l'hanno fatto. Quindi loro risparmiavano anche su quello, e in più dimostravano la loro conoscenza approfondita di come funziona il tempo, della ciclicità del tempo. Quindi il pennato più grande è quello che comanda. Effettivamente è quello più grande di tutti. Non è quello che probabilmente comanda, è quello più piccolino, è quello più imponente. Portarlo lassù, dentro lo zaino, vabbè, ci sono abituato, ma è peso, è pesante. Però sono andati su, lì le piante non ce n'era, ci andavano a fare col pennato, a fare il genere. Non ci sono mai state le pennate, non ce la fanno a crescere, tutte rocce. Allora lo vedrete poi dopo. Sono tutti crepacci, grotte profonde, ci vanno gli speleo. Tanti speleo che mettono gli spit e si buttano dentro questi pozzi qui. Tant'è vero, una delle prime segnalazioni di segni
dice il fiore della vita, sono stati grazie, infatti, grazie a questi pelle che ha messo uno spitte proprio accanto a questo fiore della vita, a 6 petali, anche quello, a 6 petali. Il fiore della vita poi chiamano il fiore delle Alpi, va bene? C'è un po' da tutte le parti, è un segno come tutti i segni, sono bene auguranti, portano bene. C'è sopra le culle dei bimbi, nelle porte, nelle chiese, ovunque c'è. E c'è anche, è un simbolo anche etrusco, perché era nel guerriero etrusco di Vetulonia, nel suo scudo c'era questo grande simbolo solare, il fiore della vita a 6 petali. C'era quello. Erano tutti simboli solari. Quindi ora vi voglio far vedere anche l'altra parte, così almeno capirete un attimino meglio. Mitico pennato. No, questo no. Quello lì. Ne sono stati ritrovati, censiti, quelli ancora visibili, più o meno come questo, oltre 500. E le zone con più alta concentrazione sono quelle intorno al gruppo delle Pagne, perché non c'è solamente una Pagna ricca, una Pagna secca, c'è la famosa Pagna della Croce, dove tutti una volta nella vita devono venire per vedere l'alba Ampania. Ci sarà un motivo. E questi pennati sono legati indiscutibilmente con il sorgere del sole in altri periodi dell'anno, oltre che nel giorno dell'equinozio, dove c'è il vero est. Quindi c'è la Pagna ricca, c'è la Pagna secca, c'è la Pagna verde, c'è la Pagna della Croce e c'è la Pagna forata. Sono 5 pagne e il cuore delle Apuane è questo, perché anticamente tutte le Alpi Apuane venivano chiamate le Pagne, perché era il luogo dove i Liguri dicevano che lì viveva il loro dio, il dio Pan. E poi con il tempo, con l'avvento dei Romani e dei Greci, è stato chiamato Pan, il dio della montagna, Pan, tutto. Tutto era nelle sue mani, nella sua musica. E oggi da Pan è diventata Pania, la casa di Pan. Parla anche Dante, Petra Pana. Quindi qua su queste balconate rocciose non si può altro che emozionarsi per questa situazione che ci lascia senza parole. Dobbiamo ringraziare veramente la montagna, il Dio della montagna che ci ha concesso questa meraviglia, questa particolarità. Noi qui siamo in Pianizza, siamo sopra Borra di Canala. Dall'altra parte c'è la Vetriscia, che anche di là ci sono tantissime incisioni rupestri, come qui in Pianizza. Sopra di noi, sotto di noi, destra, sinistra, si sono conservate ancora le tracce, le vestigie di un antico popolo che amava queste montagne. Questi sono i gracchi che ci fanno compagnia, ce n'è una ventina che volteggia sopra noi. Quindi probabilmente questa tradizione di incidere il pennato è giunta fino ai giorni nostri grazie anche a chi frequentava queste montagne, i pastori, che hanno continuato, hanno perseverato in questa tradizione. È vero, dice, sì, si faceva anche noi per passare il tempo, ma perché facevi un pennato così grande? A cosa serviva questo pennato così grande? Ci vuole un bel braccio, una bella forza per poterlo brandire solo nell'aria.
Questo pesa più di 1,5 kg. Non è cosa da poco. E averlo riprodotto e riportato qui dove c'era, dove è stato fatto, dove è stato realizzato prima, è un qualcosa di veramente bello. Eccolo qui. Tale e quale. Quindi questi sono dei misteri irrisolti ancora, perché si può solamente fare delle congetture, dire sì, era dei Liguri Apuani, sì, era degli Apuani, sì, era dei Etruschi, che sicuramente era una loro eredità, perché il pennato è il simbolo del dio Silvano, il signore degli ambienti selvatici, il signore della selva. E poi è diventato anche un dio romano, che lo hanno portato un po' in tutto il loro impero. Quindi questo strumento oggi lo riporterò a casa. Porterlo a casa e lo conserverò gelosamente. Ogni volta che lo vedrò ripenserò a questi pennati immensi che qualche anno fa li avevo scoperti qua in Pianizza, perché è immensa la Pianizza, chissà quante cose ancora nascondono. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e spero che ciò che vedrete e sentirete quando vedrete impennato il vostro padre, di vostro nonno, nascosto in cantina, che ve lo ritroverete tutto arrugginito magari, dategli una lucidata, una pulita, per farlo tornare nuovo, ancora vivo, perché questo pennato qui oggi è tornato vivo nel suo posto di nascita. Perché la roccia serve per mantenere e conservare a lungo un patrimonio, che questo non è altro che un patrimonio storico, culturale che appartiene a tutta l'umanità. Le Alpi Apuane sono uno scrigno di tesori che piano piano si va scoprendo. Quindi, guardate il sole, guardate che ambiente, guardate che bellezza che abbiamo davanti. Torniamo a noi. Quanta roba, eh? Ma non è mica ancora finita, c'è l'ultima parte che e tra poco si fa vedere che le cose più importanti sono sempre in fondo, insomma, si sa. Ecco, volevo se mi puoi mettere quella foto in cui ci sono tutti strumenti che ho portato anche questa sera, così vi faccio vedere anche l'ultimo, che non ho veramente ancora detto niente. No, eccoci, sì, quello lì. Ci siamo. Ok, ecco, io vi faccio vedere, vedete, nella parte praticamente centrale sono questi veramente strumenti che vi ho veramente portato. Eccoli, vedete, va bene, così. Poi, a destra e praticamente a sinistra sono dio Silvano, però guardate, sono sempre nudi, selvatici, capelli, barba, e nella mano destra brandiscono un grande strumento, però non è il solito. Purtroppo vengono identificati tutti quanti come roncole, ma non è una roncola. Quella che c'ha il dio Planeta Silvano, questa è la ronca, Il pennato è questa qui, o falcetto è regolare, ma non roncola. La roncola anche qua, praticamente da noi, è uno strumento che è immanicato, il manico lungo,
le roncole, o a mo' di falci o a mo' di pennato, che serve probabilmente a tagliare i rovi oppure i rami. Sono immanicate le roncole. Quello che tieni in mano non è una roncola. Quindi questo qui serve per roncare. Roncare è un verbo. Cosa vuol dire roncare? Andate a massa, loro dicono, no, si va a roncare, vanno a zappare. Vuol dire zappare, roncare. Di togliere la cotica erbosa. Quindi questo praticamente strumento qui serve per tagliare la cotica erbosa e le radici degli alberi, che sono sotto, per iniziare a coltivare la terra. Ci vogliono dei strumenti per tagliare anche le radici sottoterra. E non lo puoi fare con un pennato, perché ti rimane piantata la becca, la penna in terra, non va bene, non torna. Questo serve per gli alberi, per potare e tagliare gli alberi. Questo per tagliare le radici. Allora sì, roncare, va bene. Questo l'ho fatto realizzare, non c'è l'unico strumento in commercio, diciamo così. Perché ho fatto riprodurre quello che è in mano il dio Silvano. Questo serve per coltivare la terra. Quell'altro dio Silvano serve per coltivare gli alberi. Gli alberi da frutto vanno coltivati. Il castagno è un albero da frutto e se non lo poti, a modo come tutti gli altri, produce di meno. Perché va ringiovanita la pianta. Ringiovanendo. Quindi questo strumento serve per ringiovanire, per rigenerare i rami, per portarli a nuova fruttificazione. È quello che serve. Come per le viti, piccoli pennatini, serve per potare le viti, per non provocare danni, perché per potare bisogna tagliare così, come la falce messoria. Non puoi fare così, tagliare l'erba, dopo un po' non ne puoi più, ti stanchi. Per tagliare l'erba va presa e presa male, tirata. Se tiri non fai nulla fatica e ti taglia tutto, ti taglia bene. Quindi c'è anche il metodo per usare questi strumenti. Se non sai usare bene, duri fatica e schianti di fatica. Se invece usi una tecnica giusta, lavori meglio e duri meno fatica. Quindi ecco, questi strumenti che ho messo qui servono per capire bene com'è la situazione, perché la raffigurazione del dio Silvano è in ambo le parti. Vedete, pennato o ronca, ronca, non roncola, come molti dicono, perché sono giunta a questa conclusione a forza, dice, ma come mai tutto di spanno, di tutta l'erba in faccia, tutte roncole? No, qui il pennato gli è pennato, punto e basta. E qui la roncola è un altro strumento, va bene? Poi c'è la pennata, quella che c'è la pancia, e tante situazioni, pennati più o meno lunghi, se con o senza la becca, perché spieghi anche quella per poter tagliare gli alberi, la becca veniva tolta. Quindi perché se sbagliavi un colpo, con la becca ti rimaneva piantata su nell'albero, era un danno, era un casino, perdevi tempo. Se non aveva la becca, allora potevi lavorare. Se sbagliavi un colpo, non ti si piantava nell'albero, è ovvio la cosa. Okay? E quindi ora, giunto, quello che vi farò vedere ora è il trailer. Dell'ultimo lavoro che ho fatto sempre sul tema apuano, inserendoci poi anche i simboli solari, perché si parla di archeoastronomia apuana. Quindi è un qualcosa di molto bello, perché lì ci sono le albe e i tramonti del sole, in particolare formazioni rocciose. Quindi prima abbiamo visto che il sole sorgeva proprio dietro la Pagna Secca, ma c'è anche il Forato. Poi abbiamo visto il Monte Procinto che passava di lì. Quindi c'è sempre di mezzo il sole. Quindi che sia visibile o dalla Versilia o dalla Pamente Garfagnana vuole dire che da una parte si possono probabilmente vedere le albe e dall'altra parte i tramonti.
quindi le Apuane meridionali, sono un punto di osservazione ottimale per questa situazione, per questi punti di osservazione dove veniva segnato il tempo. Perché se il sole illuminava quel giorno particolare cosa, vuol dire che era quel giorno lì, o il sole o le ombre. E la luce e le ombre sono due parti della stessa cosa. Non hai l'ombra se non hai il sole. Okay? Non hai il sole se non hai l'ombra. E quindi tanti templi, le chiese, sono i luoghi dove veniva segnato il tempo. Andate a Lucca, ad esempio, c'è la meridiana lucchese, piazza della Colonna Mozza, dentro la chiesa di Santa Maria Bianca, mi sembra. Lì dentro c'è una planeta meridiana che gli segna il tempo tutto l'anno. Entra il raggio di sole, c'è un foro esposto a sud, quindi il sole entra sempre, cambia l'angolazione ma entra sempre. Come questa planeta meridiana prende tutta l'apside, cima a fondo, quindi quanto più è lontana, cioè vuol dire planeta d'inverno, quanto è più vicino il sole, vuol dire che è veramente l'esterno, perché il sole è più sullo zenith, più in alto, quindi l'ombra è più corta. E li segnava il mezzogiorno e mezzo, e tutti gli orologi di Lucca venivano sistemati, perché di lì è quello che comanda. Il tempio è il luogo del tempo, dove si dà il tempo anche per coltivare, anche per poter usare questi strumenti. E in cattedrale a Lucca ci sono cioè 12 formelle, ogni mese c'è la sua attività, è tutto regolato, tutto un bastito lì, tutta la gente doveva vederlo, tutti uguali. Era lì. Il mese di marzo arriva il pennaco, per l'equinozio. Ecco. Qui va a vedere l'archeoastronomia apuana. Salve a tutti, oggi vi parlo di archeoastronomia apuana. Questa corona di vette che si erge sulle nuvole è uno spettacolo stupendo. L'archeoastronomia è una combinazione di studi astronomici e archeologici. Rappresenta la conoscenza e comprensione che gli antichi abitanti della Terra avevano dei fenomeni celesti, per trarne delle preziose funzioni pratiche, quale il calcolo del tempo, dell'alternarsi delle stagioni, e per veicolare precisi significati religiosi e culturali. Spesso fu utilizzata l'astronomia dell'orizzonte, dove gli osservatori potevano fare stime di date durante l'anno per definire un giorno specifico. Questo tipo di osservazione richiederebbe un luogo dove, a una specifica data, il Sole si collochi entro una tacca posta sull'orizzonte. Un obiettivo adatto sarebbe la montagna, in grado di occultare temporaneamente il Sole, con l'effetto di doppio tramonto o doppia alba. Nei luoghi dove le montagne rocciose non vi erano, furono create strutture megalitiche in grado di sostituirle, come Göbekli Tepe, Stonehenge o Pietra Pertosa. Sulle Alpi Apuane, specialmente nel settore meridionale, negli ultimi anni sono state rivelate moltissime osservazioni astronomiche di questo tipo, grazie alla ricerca di appassionati, spinti dall'amore per questa terra, da tutti riconosciuta come unica e irripetibile.
Eccoci qua. Quindi quando voi andrete a vedere qualche alba, veramente tramonto, andate al Duomo di Varga, il 10 e l'11 novembre, o il 30 e il 31 gennaio, oppure il giorno della Candelora a Sant'Anzana di Trassilico, oppure per il solstizio d'estate a Pruno di Tazzema, o per il solstizio d'inverno al paese di Calomini, e si vede il sole che passa dentro l'arco del Monte Forato, il tramonto. Sono tutti luoghi visionari, sono paesi visionari, che si ha la visione di questi effetti, queste manifestazioni astronomiche. E di lì nessuno solamente poteva obiettare, perché era così. E nessuno poteva dire, non si è spostata la Terra, no, è così, punto e basta. Non potevi dire né no, né sì, era quello e basta, per tutti, uguale per tutti. Quindi tutte queste, questa probabilmente serata, qualcuno di voi sicuramente rimarrà sorpreso, ma non sapevo qui, queste cose qui a casa nostra. Che spesso accade che noi si guarda sempre nell'orto del veramente vicino, no? che l'erba è sempre più verde in quella lì degli altri, dimenticando che a casa nostra non abbiamo un prato, abbiamo un campo verde, talmente immenso, grande, ricco di erbe di ogni tipo, di bellezza, ma se non c'è qualcuno che ti insegna, vedi, quella lì, l'erba lì è importante perché non puoi fargli tutta un'erba in fascia. Noi qua abbiamo un patrimonio storico, culturale, come anche questo piccolo museo, grande nel contenuto dell'immaginario folclorico. Ebbene, anche le incisioni rupestri fanno parte di questo immaginario folclorico che è fatto di storie, di miti, di leggende, di dei che in qualche modo vengono qua, appaiono, scompaiono, fanno la loro visione sulle balconate rocciose che ogni tanto vengono illuminate dal sole, quindi tornano a vivere nonostante tutto, perché queste montagne, le Alpi Apuane, non sono fatte di solo marmo. Purtroppo nel mondo sono conosciute solamente per questo aspetto qui. Ma noi qua, le peculiarità che noi abbiamo, la Garfagnana, la Versilia, il mare, il lago, la montagna, i fiumi, non ci manca niente. Si potrebbe vivere di questa cosa qui. Io sono consapevole di questa cosa perché li ho studiati, li ho approfonditi questi temi qui. Non ci manca niente. Allora come mai che non è mai ancora stato fatto niente anche per le incisioni rupestri? Io getto un pillone nell'acqua per fargli, oh ragazzi, ma svegliatevi perché noi qua, Se si fosse stato da qualche altra parte del mondo, qua, queste cose qui erano già messe davanti a tutti. Uno quando arriva in quel territorio vedono i pannelli. Noi siamo questi, abbiamo questo. Perché bisogna diversificarsi da tutte le altre zone, paesi, veramente, città, stati, perché ognuno ha la sua peculiarità. E deve essere così, ha una sua diversità. Il mondo è bello perché è vario. Quando è tutto piatto, è tutto uguale, non ha più senso. È banale, dopo diventa banale. È tutto uguale a tutte le parti. Invece ti sposti, qui c'è la torta con becchi, di là c'è la torta salata, là c'è la scarpaccia salata, lì c'è la scarpaccia dolce. No, voglia te. C'è quello che fa i biscotti di ghiande, quello che fa il caffè di ghiande, quello che fa la birra di ghiande. Ma come? Ci sono anche queste persone che fanno. Basta cercarle e valorizzarle, come valorizzare la nostra terra. Io il mio tempo l'ho sempre dedicato per questa cosa qui, perché mi ha dato tanto la terra, mi ha dato tanto le Apuane. Io sto cercando di ricambiare questa cosa che ne ha veramente bisogno, ne ha veramente bisogno, perché è talmente bello, è talmente lì,
palese davanti a tutti, ma la gente non è in grado di vedere certe cose, solo di guardarle superficialmente, non di approfondire, ah, perché il pennato è sul Duomo di Valga, come mai che è lì, perché è sul lato destro dell'ingresso e non sul lato sinistro, e perché il Dio probabilmente Silvano lo tiene sulla mano destra che invece sulla mano sinistra. Anche quello ha un senso, anche quello ha un senso, non è un caso. Ok? Quindi le falci, le famose falci, io chiamo la falciana, quella per tagliare l'erba, quella viene tenuta sempre sulla sinistra, perché è un simbolo più femminile, la falce di luna, quindi la luna. Il pennato invece sempre sulla destra, perché è un simbolo salire, solare, è un simbolo maschile. Quindi entrambi sono due parti della stessa cosa. È quello il bello, che entrambi sono indispensabili, ma da sole non sono capaci di fare tutto. C'è bisogno dell'uno e dell'altro. Quindi, ecco, questa... io non ho dato spazio per fare domande, mi dispiace tanto, perché se c'è qualcuno... Lo diamo adesso, se c'è qualcuno, invito a intervenire, chi è interessato a porre delle domande, a sollevare delle questioni... a dire la sua. Io intanto in chat ricordo che ho messo due link, uno al libro e l'altro al canale YouTube di Stefano Pucci, dove appunto potete seguirlo e vedere i vari filmati che riguardano non solo questo, logicamente, perché è un canale ricco anche di altri suoi interessi, quindi insomma trovate vari video pubblicati. In più Norman Albertini invece, che ringrazio, ha postato il link di una pagina appunto collegata a quello che ancora diceva all'inizio sulla via del ferro etrusca. Infatti appunto l'aveva pubblicato all'inizio quando parlava appunto di questa linea che collegava. E se invece, ecco, vedo intanto una mano alzata, Mauro Luca De Bernardi, prego. Buonasera. Buonasera. Una curiosità sulle coppelle. Nelle valli Macra e Grana, nel Cuneese, le coppelle sono spesso disposte secondo il firmamento. Nelle Apuane ci sono esempi di questo genere? In Apuane sicuramente ci sono qualcosa del genere, ma va sempre verificato, perché ce ne sono veramente tante. Ci sono delle connessioni spesso con una coppella grande e una coppella più piccolina, che è collegata da una canaletta. Lì probabilmente è il sole e la luna che è stata collegata insieme. E quelle sono molto belle. Accanto ci sono 5-6 coppelle disposte quasi a rettangolo. E lì c'è solo coppelle, per esempio nella zona di Terrinca. Coppelle probabilmente servivano anche, se erano in orizzontale, avevano una veramente funzione di contenitori. Se erano invece in verticale, avevano probabilmente una funzione di carta topografica, probabilmente quella. Coppelle, come mi disse Isa Pastorelli, sono stati realizzati dei libri con 120 interpretazioni e tutte valide. E tutte valide, perché in base all'uso o per veramente sacrifici. Quindi anche, siccome se c'è una sola coppella, non puoi sapere dove è veramente direzionata, perché è rotonda. Non c'è delle tacche famose, ok? Se invece sono in due e sono collegate, allora sono direzionate. Allora in quel punto lì, in quel modo lì, puoi vedere, puoi veramente verificare come l'andamento. Quello lo puoi fare. Infatti, nell'ultimo video dell'archeoastronomia apuana, molti siti li ho verificati direzionandoli con le freccette famose dell'est e del nord. Perché non basta mettere solo la freccia del nord. No, non basta.
ti dice solo dove è il nord, e quindi non ti dice dov'è il solstizio, l'alba del solstizio. Invece con l'est è ovvio che è quasi nel mezzo. Io dico quasi nel mezzo, non è proprio nel mezzo. Perché noi qua siamo al 44esimo parallelo, quindi varia in base a che parallelo sei, la direzione, l'angolazione fra il nord e l'est dove appare il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate. E in quel video che ho fatto vedere l'ultimo, in molti siti vengono direzionati e appare effettivamente qual era il vero senso o del pennato. O quel sito del trono altare Antonucci, dove quel bimbo apparso prima mi dice: no, 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 non mi fai la prendente fotografia. Cioè, è direzionato, si può vedere che è verso il tramonto del solstizio d'estate. Quindi si può vedere se ancora il manufatto ha delle tracce ben evidenti, allora lo puoi fare. Coppelle è l'incisione più antica in assoluta, dopo le mani, dopo le mani, quelle sono state le prime, le mani e pittogrammi dentro le grotte, perché l'hanno solo sfiorata lì la roccia. Poi i graffiti e poi le coppelle, però quelle più antiche, sembra 30.000 anni ce le hanno almeno. Sono stati in stratigrafia, sono stati datati in una grotta francese. Che era una copertura di una probabilmente sepoltura, c'era cioè una pietra all'Eseyes, mi sembra in Francia. Però sono tutto il mondo, è una cosa universale. Cioè, quindi chi è che gliel'ha detto a quello che dalla parte di là del mondo gli fa le stesse cose? Perché la stessa origine è quella. Quindi dentro ci si può vedere anche il sole. La cosa bellissima è quella. Puoi vedere il sole, non puoi vedere il sole ad occhio nudo, ma lo puoi vedere riflesso dentro la coppella. Lì lo puoi vedere. È incredibile questa cosa. A me è successo e sono rimasto perché effettivamente c'è un simbolo solare. Vedi la corona della luce e il centro del sole. E quello è un simbolo solare, perfetto. E lo puoi vedere solo dentro la parente coppella con particolari condizioni di luce. Quando il sole è un pochino velato dalla nebbia. Te guardi la coppella riempita d'acqua e ti appare questa situazione qui. Non è facile, però può succedere. Quindi andate in giro, cercate e fatevi prendere dalla passione perché ci saranno tante sorprese come è veramente successo qua dalle parti nostre, la gente impara a guardare in terra in modo più oculato. Più preciso. Prego, altre domande? Non so se anche in sala al museo c'è magari qualcuno di coloro che sono in presenza che vogliono intervenire. Allora, forse se non abbiamo altro da aggiungere, possiamo chiudere. Ringraziamo il nostro ospite Stefano Pucci per le meravigliose immagini, il suo racconto. Do a tutti voi appuntamento per giovedì prossimo, che è l'ultimo incontro dei giovedì al museo, 30 maggio alle ore 21. Sempre in presenza alla sala della narrazione avremo il professore dell'Università di Pisa, Enrico Medda, con la conferenza Una voce dalla montagna, Rolando Alberti, pastore e poeta apuano. Vi aspettiamo, come sempre, chi può ci raggiunga al museo, visto che appunto anche il nostro ospite è presente, per tutti gli altri è sempre valido il nostro indirizzo online. Per questa sera è tutto, grazie di essere stati con noi dal museo. Una serena notte, arrivederci. Ciao a tutti.